A tutti, siamo tornati con il nostro Leeds United. Allora, siamo primi in classifica, abbiamo 9 punti di vantaggio sulla seconda e sulla terza, quindi direi che va benissimo. Norton è capocannoniere con 12 reti, seguito da Ike a 8. Andiamo di formazione di turnover perché la squadra non sta bene e affrontiamo il Sutton United in campionato. Quindi andiamo subito. Ok, loro gialle e noi rosse. Allora, prima di fare questo episodio, c'è stato l'ennesimo aggiornamento. Io spero che la telecronaca sia stata sistemata. Il caso non fosse la telecronaca, scusate, l'intervista. Se non è stata sistemata, ve la taglierò perché è una cosa insopportabile e io sinceramente non ho voglia di mettermi a togliere, a mettere il volume ogni volta. Quindi detto questo, direi di partire e di andare. Opa. Gara che si disputerà sotto la pioggia, difficile prevedere le traiettorie del pallone sul campo bagnato. Vi danno il benvenuto Piero Cipato e Randolino. Lele Adani di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match. Squadra a caccia di un risultato positivo per muovere la classifica. Gara ricca di contenuti, tutta da seguire. Partita che promette di tenerci incollati allo schermo fino all'ultimo. Sarà battaglia vera, ragazzi, in campo. E tra due squadre che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria. Angel Plastics. Ecco in grafica lo schieramento dei padroni di casa. Si Lo schierano in campo con il schieramento più dei padroni classico di dei moduli, il casa, 4-4-2, ce la può le fregare linee niente. da 4 per Subito difendere il Chino che centrocampo, tocca a due Paolo punte che dovranno essere Perducci. brave a reggere il peso dell'attacco. Sistema Il equilibrato, giovane capace di Joaquin, fornire un'adeguata copertura ancora ad ogni giocatore in Joaquin, sempre più campo, ma leader, senza come ha mai detto rinunciare a qualcuno di voi nei offendere. commenti. E vi posso garantire che se Joaquin continua a crescere, l'anno prossimo sarà titolare fisso. Stiamo a messo il turbo. Oh, fermatevi. Deve sfruttare questa occasione. Palla che colpisce la traversa e Mamma mia, torna in fuori sta campo. palla! Intercetta bene, Oh, attenzione. mi fate toccare! 1-0, eccolo il primo gol della gara. Vabbè, raga, oh, scusate se gioco pure io! Porca miseria, che suonata che Direi ci che hanno dato Mostak con come gol sia un attimo! frutto di un pressing ben portato, è efficace. Hanno recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Porca, ma che Hanno aperto le suonata che hanno marcature preso con con questo un attimo! gol. 1-0. Signor Lo Giles, ferma ma per non il direttore controlla. Skinner. Ancora il direttore Skinner. Ve lo vedete, The Winter is coming, che boh. L'inverno è arrivato, ma è arrivato pure lui perché segna più. Non segna un miracolo. Oh, e che diavolo. Di qui a difesa nostra sempre come un Può burro. ricevere una posizione Oh, interessante. ma è definito sta. Oh! Fanno girare palla alla ricerca del varco giusto. Deve spazzare velocemente. No, che ha Azione fischiato, di rigore che rigore! non ha avuto esitazioni. Ha giudicato volontario il tocco in area. Ma volontario di che? Ma che ho fatto? No, vabbè, dai, ma che cazzo di rigore mi hai dato? Ma già non stiamo a toccare un pallone. Hanno la chance di consolidare il vantaggio. Mamma mia, Traversa, testa palla bene, dentro. testa! E E c'è il gol, vabbè, pure sulla aumentano il proprio ribattuta. vantaggio. Grande prestazione. E vabbè, ma dai, pure Qui ha sulla potuto colpire da pochi ribattuta. metri. Il portiere non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone in fondo Io alla non ho rete. toccato palla Match che finora. riprende, hanno allungato Signor portandosi sul Giles. 2-0. The winter is Ferma bene coming, però, l'avversario porca fuori partita. pupazza, muoviti! Fuori sta palla, forza, direttore Skinner, dai! Mezz'ora, Si va mezz'ora, avanti per la larva lancialo! del vantaggio. Lancialo! Si libera spazio. The Winter is Sono coming! distanze, deve L'inverno arrivare un sta arbitro, ovviamente arrivando! Mamma mia, qua rabbia proprio, qua cattiveria, oh! pareggiare. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Non ha davvero Qua lasciato scampo al cattiveria, portiere dai per questa raga, che stravolta dalla questa la media riprendiamo, distanza. Punteggio forza! Questi non sa nessuno! cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Sono andati in vantaggio per grazia ricevuta. Pochino, lo vede? Grande E apertura. signor Giles? Prende un Ci angolo, sarà il bravo signor corner per lo Giles. United. Il primo corner del match Come subito batte dopo il il gol capitano del America di pareggio portiere dall'A? fissato Ma chi sotto te i crede di pilastri contro essere? Cristiano un avversario che sulla Ronaldo? carta è superiore. La carta sono superiori. Sembrano quelli superiori. Occhio alla palla gol. Eccone E un'altra. Adesso hanno vabbè, oh. due reti di margine.
Conclusione da distanza ravvicinata sulla quale il portiere ovviamente non può fare nulla. Era più facile metterla che sbagliarla, da lì. Vai Avila! Quarto gol della Vai Avila, fattela tutta, Avila, fattela tutta! In mezzo non c'è nessuno, guarda che cazzo! In mezzo non c'è nessuno, ma che deve fare quel poraccio? Grande Arrigoni, forza! Dai addosso, direttore Skinner! Grande Ughino, non era Skinner, direttore Skinner, non era Ughino! Vai! The Winter is coming! The Winter is coming! L'inverno sta arrivando! E fa doppietto! Si è aggasato pure lui, come gli ho detto che segna più, si è aggasato! La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta Vai, la gente. Vai, cugino Paolo da Hamilton! Dalla media distanza, forza! Zaga di Winter! 3-2, partita molto spettacolare! Ma noi tanto non siamo mai fortunati su una respinta, su un rimpallo, mai io! Grande zio Charles! Possesso palla recuperato! E vabbè, ha stato pure a darlo, come stiamo a vincere, no? Oh, attenzione, pericolo! E c'è la rete! Con una super sforbiciata, un gol pure bellissimo! Pure rovesciata! Ma che devo fare qui per vincere la partita? Si riparte sul punteggio di 4-2. È in buona posizione. Ferma tutto e riconquista il pallone. Ughino! È partito! Occasione! The Winter is coming! Ma The Winter is coming, ma mamma li ha ammazzato, vai! Non c'è più tempo, signore, dunque il match. Per paese, andate, partitaccia brutta. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Beh ragazzi, vedremo l'intervista, ci sentiamo dopo. For a few quick questions. L'hanno sistemata, raga. L'hanno sistemata. Ho fiducia nei nostri giovani, ma che vuoi che ti dico? Qualche commento? Winter ha offerto un'ottima prestazione, ma che devo dire? Perché se volevo piaccarci potevamo fare di più. Che ne pensa? Prima o poi doveva succedere, cioè che devo dire? C'è da essere felici, eh? That's it. Thanks very much. Basta che la domanda, che è meglio. Che c'è? Non stiamo seguendo i piani, che vuoi? Che vuoi? Finanze. Oh, non rompe. Questo è quello che potremmo fare. Hamilton ha raggiunto il massimo, da questo un po' fa. E vabbè. Brutta sconfitta che abbiamo preso, raga. Prossimo turno con Newport, il fuck up. Come fa Norton a essere un passo dalla storia se ha fatto sino a 12 reti? Qui da promuovere al momento non c'è nessuno, dobbiamo cambiare giusto perché c'è lui. Che sei fate, buono? Vai al laterale difensivo, ma che devo fare? Aggiornamento mensile dall'osservatore. Vediamo. Pike. Bene. Ciao. Useresti tanta roba. Va bene, ce l'ho manchise. Bene. Aspetta, nulla. Fammi vedere un attimo chi c'è qui. Questo via. Via. No, io Alexander Upton lo devo prendere a tutti i costi. Provami i sordi, forza, su, inventiamosi qualcosa. Io Alexander Upton lo voglio prendere, ma visto che roba che è. Stai a vedere.
Non mi pare che non me lo puoi autorizzare, ma guarda che roba, no, no, no. Guarda che tromo dei fenomeni miei potremmo prendere. Che vende qualcuno? Chi vendeva? Non vendi da Van Ven. Io Charles, c'ho 33 anni. Basta, non va né cosa. Potevo vendere nessun altro. Zio Charles, che vuoi, zio Charles? Ci servono i soldi. Cercate di capire, zio Charles. Io non te darei mai via, zio Charles, ma ci servono i soldi. Fallo per i soldi, zio Charles, su. Ma c'è contro il Newport. Non andrà. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Oh, mamma mia, mi sono stamazzata col sato, mamma Immagini che mia. vi giungono in diretta dallo stadio dove sta per avere inizio il match in programma oggi. Un saluto da Piero Gipardo e ovviamente Daniele Dani. Gara eliminazione diretta che mette in pari un posto per il prossimo turno dell'Emirates FA Cup. Si preannuncia una partita tutta da seguire. Ciao Pier, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. Ah, per la cronaca, gli addetti ai lavori danno nettamente favorita la squadra di casa, che può sì contare sul fattore campo. Questo è un aspetto che in queste partite ovviamente può rivelarsi Non mi pure decisivo. favoriti, che Però le sfide bello! all'inizio di diretta, sono spesso disseminati di trappole. Il pronostico conta relativamente, ragazzi. L'allenatore dello United ha scelto questi 11 per cominciare. Lo so che ho scelto, ho fatto io la L'arbitro dà formazione. inizio al primo tempo. Speriamo che vada meglio. Pochi tornei al mondo possono eguagliare il fascino pazzesco della Emirates FA Cup, Sì, inaugurata la nel coppa è proprio la coppa 1871. più ambita È il del torneo mondo. calcistico più antico al mondo. Sono senza parole. L'atmosfera che si respira all'interno degli stadi inglesi, anche dei più piccoli, porta con sé tutta la loro storia, l'importanza, la magia di No, questa per il momento non stiamo a manifestazione sfiorare che fa registrare del un tutto esaurito praticamente ogni partita, numeri impensabili altrove. pallone. Oh. Ho capito che hanno fatto l'aggiornamento, hanno Continuano a sistemato delle girare cose, ma palla non capisco cercando il perché il momento gameplay deve giusto. cambiare ogni volta. Vabbè, con i colpi di tacco, ma che. Mantengono un ottimo possesso palla. Mamma mia, grande Azione Sarà prolungata che si Antonino, chiude l'ho qui. visto. Suggerimento interessante tra le linee. Partito Si Norton. avventa sul È pallone leggero, ma lo partito Norton. gestisce. È partito Occhio Norton, all'attacco vabbè, dell'avversario. oh! Gli sono E il entrati in portiere due, recupera il sulle pallone. caviglie, manca il fallo, mi fischi. Becker. Reich. Lo fa All'interessante nello partire. spazio. E Palla non dentro. sbaglia! Quello che accade Norton! Antivirus! Quando c'è Norton è tutta un'altra musica. E qui possiamo rivedere l'azione del gol, una ripartenza da manuale. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Forza, Ed ragazzi, dobbiamo ecco dunque rischiare la arrivato il sconfitta primo gol d'inizio dell'incontro, episodio, dai! 1-0. Reich! Fa filtrare un pallone Lo vado a interessante. partire! A Ottimo rimpallo Norton! defiltrante. E non C'è sbaglia! ancora 2-0 di Norton, Norton, angolo chiuso da antivirus! vantaggio che sale a più E chiama i 2. compagni! Norton Dance! Norton Dance!
Questa è la Norton Dance, ragazzi. Però basta, su. Azione del gol che merita bene di essere rivista. Bene, ci vediamo. Micidiali, direi. Un gol facile. Ma Norton Dance. Al posto giusto, al momento giusto. Ma davvero, ragazzi, è assurdo. È da FIFA 19 che non si vince in palla sto gioco. Controlla male. Regala il pallone agli avversari. Paglia la misura, perdono palla in una zona pericolosa. E va Norton! E c'è la tripletta di Norton. E si è staccato il controller. Lo so sempre io, è inutile che mi dici che cambio di cose. Da questo giocatore. Ma in che condizione ha dimostrato di essere? È strepitosa! Un replay per festeggiare la sua terza prodezza personale. Questi sono tosti, ma certo, ragazzi, la squadra di titolare è tutta un'altra cosa rispetto a quella di riserva. Ora conducono per tre regli a zero. Un po' tutti. Può metterla in mezzo. Vado per colpo di Rossi. Può prendere la mira. È arrivato il gol. Comunque non hanno voluto mollare. Da apprezzare meglio con questo replay, pure se volante da farfalle. Gol facile facile, da sotto misura. Vai. Nulla da fare per il portiere. Andrews. Quarto gol della gara che finisce sul 3-1 il punteggio. È partito prima. Ha cacciato forte, spedendo fuori da una buona posizione. Oh, poteva girare il portiere. Riman, via in panchina, va. Va bravo, su. Vai, signor Giles. E batterlo con un tocco morbido. Secondo me ha chiuso gli occhi, ha provato la botta sperando. No, non si è capito che ha voluto fare. E il portiere dice di no. E vabbè, oh, gli ha spezzato una caviglia, gli ha spezzato. Pallone importante per provare a riaprire la gara. E c'è il gol. Attenzione, in questo finale stanno cercando una rimonta incredibile. Ecco il replay. Provano a riaprirla nel recupero grazie a questa rete. Sono ancora sotto di uno. E cazzo, faccio molina. Vediamo se ci sarà il tempo per tentare un ultimo assalto a caccia del pari, Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Stanno vincendo e provano adesso a giocare col cronometro facendo correre a vuoto gli avversari. Forza! Finisce qui e c'è la festa dei tifosi di casa per il passaggio del turno. Un successo di misura giunto al termine di una vera battaglia. L'importante per loro era qualificarsi. E andiamo a una conferenza stampa. Ci hanno finalmente sistemato, ci hanno messo, ci hanno fatto. Allora, queste tre, ovviamente al prossimo turno credete di poter vincere il torneo. Dipende tutto da noi. Ma possiamo fare? Aggiudica Norton. Norton è un esempio. Nessuna paura. In realtà che c'avevo paura che rimontassero, però poi non lo dirò mai. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio ci fermiamo qui. Possibile cambio ruolo per Rice, ok? Andiamo a vedere Rice. Andiamo a chiudere l'episodio. Quanto prende cambiando ruolo? Imma 53! Per fare il regista avanzato. E queste sono buone notizie, no? Ti arrivo per il prossimo giocatore di questo mese. Cordoba, Gallardo, ciao, ciao. Stiamo stanno a uscire bei campioncini e noi non li potremo prendere perché non c'è i soldi, quindi se spero la vende qualcuno. Lo speriamo vivamente. Non si vedono arrivare offerte. Tornamento dallo servizio. È qua. Ibrahim. Ciao. Ciao pure a te. Per nuovo urbano è arrivato. Ok, altro giro, altra coppa. Prossima partita sarà la Tropi contro il Alexandra. Ok ragazzi, io per questo episodio vi saluto. Vi ricordo se non siete di iscrivervi, cliccate sulla campanina per stare sempre aggiornati ai prossimi video.
Like se il video vi è piaciuto, se il video non vi è piaciuto, mi raccomando, commentate, condividete il video. Vi ricordo che potete seguirmi tramite i link che trovate in descrizione su Facebook, gruppo Facebook del canale, Twitter ed Instagram. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.